italo-americani. Venite in Italia per l'Expo 2015. L'invito veramente sentito, veramente caldo, a venire a Milano nel 2015. Venire loro, venire i loro figli, venire i loro nipoti, quelli soprattutto che l'Italia e l'Europa non l'hanno ancora conosciuta. L'invito è stato lanciato a Washington da Diana Bracco, dalla platea del Galà annuale della NIAF, la Fondazione degli Americani di origine italiana. Amministratore delegato dell'omonimo gruppo farmaceutico, la Bracco ha ricevuto un premio speciale dalla NIAF per le attività culturali promosse dalla sua fondazione filantropica. Abbiamo avuto mostre molto belle qui alla National Gallery of Art. La seconda era su Canaletto ed era stato un successo veramente importante. Quest'anno è l'anno della cultura italiana in America e noi abbiamo sponsorizzato la mostra di Leonardo sul codice del volo e porteremo il maestro Daniele Rustioni a Chicago e a Washington in due concerti proprio il prossimo mese. Un premio, quello ricevuto dalla Bracco, salutato dalle istituzioni e l'imprenditoria. Una cosa giustissima che rende onore a un imprenditore che illustra da tanti anni l'Italia, sia come imprenditore che come filantropo, e quindi una cosa giustissima che oggi sia stata riconosciuta. Noi, aggiunge Squinzi, ci aspettiamo molto dall'Expo per la ripresa di cui l'Italia ha grande bisogno. Stasera ci sono le premiazioni di eccellenza italiane, quindi non posso che essere contento perché il mio paese è così ben rappresentato e il valore viene riconosciuto, il valore dell'impresa.